E ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Plants vs Zombies, un gioco dove, vabbè, vi spiegherò tra poco il senso di questo gioco. E qua queste, vabbè, questo gioco in poche parole: ci sono degli zombie che a quanto pare vogliono mangiare il cervello di un tipo che si chiama Dave il pazzo. Sì, mi chiamo Zombie, non mi chiedete perché mi sono voluto chiamare così. Questo non è il mio profilo principale, perché ho un altro profilo su cui gioco a Plants vs Zombies e vi avrebbe annoiato fare cose. Quindi vabbè, in poche parole cosa dovete fare? Dovete piantare le piante sull'erba per difendere la vostra casa, come dice qua, non permettere agli zombie di raggiungere la tua casa, perché altrimenti avrete perso. Già. E cosa dovete fare? Dovete raccogliere questi soli che cadono dal cielo per poter piantare le piante, come se fossero una specie di valuta per acquistare le difese, in poche parole. Esistono anche diversi tipi di zombie, ma nei primi livelli, per ovvie ragioni, incontreremo solo gli zombie stupidi e normali. Piano, man mano che andate avanti nel gioco, sbloccherete anche nuove piante. Per esempio, adesso abbiamo sbloccato la nostra bellissima piantina. Metto l'icona del coso di registrazione qui, perché non darà fastidio. E abbiamo sbloccato questa pianta. Forse non si capisce, raga, però come dire, è un girasole. In poche parole, se lo piantate, ogni tanto vi darà un sole in più. Così guadagnerete soldi, diciamo, più in fretta. Però le piante dal cielo, i soli dal cielo continueranno sempre a cadere. È davvero buono comunque piantare i girasoli, perché vi aiutano molto, come dire, perché così potete comprare prima le piante. Davvero utile. Adesso, tra poco dovrebbe arrivare, esatto, il primo zombie. Vi consiglio, non piazzate le vostre difese almeno finché non sapete dove arriverà gli zombie. Io però le continuo a piazzare perché non mi importa. Nel caso c'è una posizione veloce di sole. Ah, bene. È andato qui. Va bene. Meglio così. Ora vi do un consiglio. Se per caso tipo lo zombie vi dovesse arrivare in una zona in cui per esempio non avete la vostra difesa, mettete un girasole così a caso, perché così lo zombo per mangiarlo si fermerà, perché se gli zombie ne mangiano le piante. E infatti per questo servono questi tosaerba. Nel caso uno zombie dovesse passare attraverso le vostre difese, il tosaerba si attiverà e ucciderà tutti gli zombie in quella fila. Questa è una difesa estrema nel caso gli zombie passassero oltre le vostre difese, cosa che di solito però non capita mai. Cioè, vabbè, forse perché questo è solo il secondo livello, raga, però dettagli. E adesso, dal secondo livello in poi, introducono una meccanica che ci sarà molte volte nei livelli, cioè questa bandiera. Sta arrivando una gigantesca orda di zombie, esatto. In poche parole, alla fine di ogni livello arriverà uno zombie con una bandierina, con un cervello sopra per ovvie ragioni, e arriveranno poi anche tanti zombie. Quindi se avete almeno due sparacosi, si chiamano sparasemi comunque, se avete almeno due sparasemi per fila state veramente a posto. E adesso abbiamo sbloccato una ciliegia. Sì, una ciliegia. Ciliegia esplosiva, esatto. In poche parole fa un'esplosione di area 3x3 e uccide tutti gli zombie che stanno in quell'area. Molto buono.
L'inizio del livello, raga, è sempre lo stesso. Girasole, girasole, girasole. Mettete su tutte le zone un girasole e poi iniziate a piantare gli spazzini. L'inizio di ogni livello è così. Che bello tornare alla alle basi del gioco. Beh, perché letteralmente io oramai sono molto lontano nel profilo principale, quindi non avrebbe davvero senso mostrarvi già da lì, no? Cioè, che senso avrebbe vedere, tipo, non lo so, cioè, non avrebbe veramente senso. Cioè, saltereste i primi mondi, veramente, raga. Perché in questo gioco ci sono 10 mondi. E cioè, per vedermi giocare vedreste direttamente il decimo mondo, raga. Vedreste veramente il decimo mondo già, perché io sono già al decimo mondo. Ma questa non è una cosa importante. C'è solo che, per sbaglio, ho fatto pausa. Comunque non è troppo difficile, i primi livelli non sono difficili. Le ciliegie esplosive, però, credetemi, vi serviranno. Per l'orda finale vi consiglio, piazzate una ciliegia qui quando oramai appariranno tutti gli zombie. Li ucciderete tutti quanti e vi darà la prossima pianta. Non vi dico ovviamente cos'è, perché voglio che lo scoprete da soli guardando i miei video. Se ovviamente non li volete guardare, non vi preoccupate. Comunque vi devo dare una brutta notizia. Perché sto parlando in tono un po' felice, non lo so. So solo che vi devo dare una brutta notizia. Non registrerò più Bloons TD Battles. Perché? Perché mi sono scocciato. Tipo tanto scocciato, veramente. Veramente mi ha scocciato un po'. Ok, prepariamoci per fare boom con la ciliegia esplosiva, perché ovviamente fa boom. Perché che cosa dovrebbe, in effetti cosa dovrebbe fare un'esplosione? Miao? Quack quack? Boh, non lo so, raga. Perché sono questi gli animali a cavaccio? Dai, capire. Zombie, venite, belli belli. Ho una ciliegina e non ho paura di usarla. Siete morti. E la prossima pianta è una noce. Sì, una noce, raga. Una noce. Perché una noce al muro? Muro di noce. Questo è veramente utile. Questo è utile comunque. I muri di noce sono davvero utili. Esatto. Quando sbloccate i muri di noce, adesso avete tutte e 5 le linee. Quindi vuol dire più sparasemi da piantare. Questo vuol dire più zombie da uccidere. Questo vuol dire anche più girasoli da piantare. Questo vuol dire una ciliegia esplosiva non finita per l'orda finale. Oh, la gioia. Ora cercherò di fare questo livello senza il muro di noce comunque. Non vi garantisco nulla perché un po' è difficile. Se ci sono 5 linee, il muro di noce in realtà ve lo dovreste usare più che mai, ma io lo faccio senza perché sono bravo. Che più che altro sono stupido. Però anche sono bravo perché so fare cose. Ok. Ok, là dobbiamo piantare il prossimo sparasemi. Non serve nemmeno piantare i muri di noce. Al massimo magari potrebbero servire per i coni che arriveranno, ma non che serva molto fino ad ora. Dove lo devo piantare? Perché una di queste due di sicuro arriva. No, ok, lo pianto qui, dai.
Ora, vedete questi coni? Sono più resistenti degli zombie normali. Però allora, in teoria uno sparasemi lo dovrebbe saper uccidere anche da solo se gli dà abbastanza tempo. In teoria ce la fa da solo, Vedete? Dove si è tolto il cono? Ha perso un braccio, quando ha perso un braccio vuol dire che è a metà vita. Almeno di zombie normali vuol dire così. Sono a metà vita. Forse li potrei piazzare. Oh, chi se ne frega dei muri di noce. So fare senza. Meglio così. Meglio così che so fare senza. Poi non servono i muri di noce. Cioè, potrebbero servire nei prossimi livelli, ma dubito che lo userò. Oh no. No, ancora non ho sbloccato la meccanica. No, adesso come faccio? Perché? Ho sbagliato a piazzare il girasole, non lo posso togliere. Perché normalmente su Plants vs Zombies si può togliere le piante. Però questa è una roba che si sbloccava più tardi nel gioco. Mannaggia. Ah, piantiamo altri girasoli. Perché posso. E perché voglio, e perché nessuno me lo impedisce, e perché voglio avere 10 girasoli. Adesso ne ho 9. Ci mettiamo la ciliegina. Vai, ciliegina. Grande esplosione. Yeah, livello senza muro di noce. Che bella cosa fare i livelli senza il muro di noce, vero? Ah. E anche l'ultimo zombie è andato. Ah, eccola qui, la pala. La pala, secondo voi, a cosa serve? Ovviamente a cancellare le piante. Consente di estrarre una pianta per sostituirla con un'altra. Fortunatamente ancora non l'avevo la pala lì, quindi... Salve! Ecco, questo è il tipo che si chiama Dave il Pazzo. Io sono Dave, noto a tutti come Dave il Pazzo, come non detto. Ma puoi chiamarmi semplicemente Dave il Pazzo. Ok, questo qui è davvero pazzo. Ho una sorpresa per te. Prima però dovresti dare una sistemata al tuo prato. Sì, lo so. Va. Si tocca la pala, bla bla. Ok, per quanto riguarda la sorpresa, un po' di bowling. Già. In ogni mondo nel livello 5 ci sarà un minigioco. Un minigioco, già. Ecco, prendi questo muro di noce. Vuoi sapere perché te l'ho dato? Chissà. Perché sono pazzo. Wow. Ora vai, voglio vederti vincere. Facile a dirsi, Il minigioco è easy. Mettete il muro di noce. E addio zombo. E addio zombo. I zombie con ovviamente richiedono più hit per ovvie ragioni. Quindi... Però ci sono anche questi cosi. Muri di noce esplosivi. Che cosa bella. Quelli vi consiglio, conservateli per gli altri momenti. Oppure usateli quando vi pare e piace. Tipo adesso. Boom. Non ci credo, non l'ho preso. Aia, lì ci sono due coni in un posto. Allora vai e vai. Ok. Questi livelli sono easy. Cosa strana comunque. Sapete il mondo 5, no? In teoria il mondo 5 è l'ultimo mondo. Però vi avevo detto che il mondo 10 è l'ultimo mondo, no? Beh, in realtà
È così, semplicemente il dal mondo 6 al mondo 10 sono i mondo 1 e 5, solo che è più difficile, anche c'è anche il bowling più difficile. Qua nell'orda finale smettete dove va, non vi preoccupate di dove va, basta che colpite tutti gli zombie. Poi faccio esplosione, ucciso uno. Ucciso un altro. Abbiamo preso questa cosa che si chiama tuber esplosivo, che in realtà è una mina patata. E adesso, ragazzi, mi sa che per il primo episodio questo sarà tutto. Non mi va di andare troppo avanti, quindi per questo video la finisco qui. Noi ci vedremo nel prossimo episodio di Piante contro Zombie, e quindi a presto.